bentornati! Tina, com'è andata l'estate? Ma insomma, che ti ridi? Senti Tina, io ti avverto, quest'anno se metti posso rifare le ruote, io metto i carri, vuoi tutto quello che ho. Te lo devo dire in faccia! Tina, dai! Vieni anche tu, Maria! Ma invece di pensare ai miei capelli... Se questo rodeo, scusami, pensa alla camera, io fa caldo e ti cala il pareo. Oddio, quando so, aiuto! Alla la mia, scusa. Visto Maria, adesso viene in automatico anche a te. Vai, vai. Non mentisco. Ma Alberto, che buon cos'è cos'è l'amore? Io ricevo tutti i giorni amore dei miei bambini a scuola! Questo non l'accetto, volete che me lo prendi un uomo così? Allora non ho capito niente della vita! Ma perché non l'hai capito ancora che non hai capito niente della vita? Ma come appare tanto poi scompare, ti va di riprovare, fare lo vuoi fare da che ci vuoi fare. Lasciala perdere per cortesia, ti prego, non ti rimetto, ti sto perché devo per terra. E te lo avrei detto se ti avessi visto, se non ti sei svenuta. Svenuta? Me l'ha chiesto lei il bacio. Io non bacio gli uomini, che faccio baciare? È chiaro? Cos'è un attimo? Ci succede? Che fate il dottore? Piace un po' di invidia verso Gemma, perché tu alla sua età non ci arrivi. Senti chi ha parlato, ci sei di... Tina! Sei una bella donna. Scusami Alessio, ma per caso sei parente del ken umano, Rodrigo? Quindi adesso vuoi uscire con lei, Enzo? Sempre forzato, Maria. Dai, andiamo. Ma che stai guardando a piedi? Ciao, Maria, ne andiamo. Riccardo, l'amore che avevo per te è devastato dal dolore. Mi hai devastata, Riccardo. Volevo chiederti di sposarmi. Sì, non voglio rinunciare a te, Riccardo. Non respira più. Ma io ho troppo paura di perderla, quindi ho fatto la mia scelta. Ovviamente la mia risposta è no. Fammi la telefonista. Tu non stai bene, tu non sei normale. No, che dica se una macellaia esce un pezzo di carne? Ah, tutti in due se sento qua. Ci sono quelle emozioni. Io veramente avrei voluto usare più parole per screditarti, ma tu riesci a screditarti da solo. Prego, dimmi di sì. Maria è proprio una cretina! Ma sei impazzita! Maria, adesso entro, la prendo con i capelli e la trascino per tutto lo sfuggo! Questo percorso ha senso con lui qui, altrimenti lo facciamo insieme fuori! Ma uno che volete! Mette la mascherina! Ho vinto! Tina! Io sono venuta qui per dare un taglio al mio passato! Non avete capito? Lei qua dentro l'uomo, non l'uomo! Invece ne ha uno fuori, un amico! Quando smettila, sta rompendo le scatole, te lo dico con tutta chiarezza! Tanto non se ne può più, chiedo scusa, Tina saluta! Adesso basta, devi finirla, hai capito? Mamma mia! Uffa! Dio, che emozione! Come ti chiami? Nicola. Nicola! Nicola, adesso me la faccio da tacchino. La faccio! Se allora mangi, ma la forza cerca, ma mi dicono pure ci vediamo a metà strada, vengo a prendere. Tira, perdoni Tina. Hai fame? No. Beh, spero ti venga un po' d'appetito. Dipende quale.
Per chi non avesse capito, si tratta di appetito sia! Due parole. Mi preoccuperei, nonna, se fossi in te. Gemma, mi dispiace, ma dice che loro due si guardano. Maria. Ma guarda te ne vai, prenditela. Ma che pretendi? La fedeltà, ma tu sei vicina, calmati. Pedro, vieni, adesso te la faccio vedere tutta. A casa. Ma io faccio quello che voglio, e noi siamo stati bene. Tu sei stato bene, lei no, non la vedi che è rimasto imbambolato. Dottore, ci siamo. È stata colpita da una scena. Sta benissimo. Vogliamo svegliarla sulla tua sorella. Dio! Non ti preoccupare, voglio metterti in gamba di stessa. Che scema. Ci vediamo a settembre. Speriamo.